Wahegooj, ben ritrovati dal vostro Andranik 91 in questo nuovo video. Oggi siamo sulle parti extra di Ogre all'attacco. Parti extra perché? Perché Ogre all'attacco in realtà è un ampliamento di Inazuma Eleven 3, lampo folgorante e fuoco esplosivo, che ho detto avrei fatto una volta finita la serie principale, ovvero lampo folgorante. È passato un bel po' di tempo, da maggio, mi sembra che l'ho finita verso maggio, quindi è ora di iniziare Ogre all'attacco. Ovviamente farò solo le parti extra, tutti i filmati extra. Insomma, dato che il gioco non è mio, l'ho comprato usato, perché comprare Ogre nuovo, Ogre all'attacco nuovo, sotto i 40 euro non si trova, quindi ne ho spesi 10 e l'ho comprato usato. Tanto riguadagnato. Eccolo qua. Questo gioco è frutto di fantasia, tecniche, insomma, cose che già sappiamo, dai. Anno 2000, non si sa. Da qualche parte nel mondo. Dovrebbe essere in realtà 2090. O meglio, in base all'uscita del gioco, 2091. Però nel film è un'altra epoca. Dovrebbe essere 2088. Dato che Kanon si trova viene da 80 anni nel futuro. Il film comunque sia non è... Lo volevano fare canonico il film, ma poi per una serie di eventi hanno deciso di non farlo più canonico. Insomma, un casino totale è successo poi. Senza che ve lo sto a spiegare. Facciamo una partitella, su, non farti pregare. E vabbè, insomma, qui abbiamo Kanon. Gillard. È la prima volta comunque sia che sento i nomi italiani, a parte il film, che ho visto due volte, uno in giapponese e uno in italiano, neanche tanto tempo fa quello italiano, quindi... Però è Killard, diceva Killard, non mi ricordo. Eh? Cosa fa tutta quella gente? Che succede? Mi ricordo però che Ogre all'attacco non è semplicemente ampliata, però c'è molto, molto di più del gioco rispetto al lampo folgorante e fuoco esplosivo. Mi piacerebbe vedere un pochino di più la zona, perché la prima volta che l'ho giocato sono andato dritto, ho tirato dritto, era in giapponese, non ci capivo assolutamente nulla. Va bene, sì, quel baccano, Kanon, quanto sei proprio curioso. Vediamo un po'. Eccoli qua. Impossibile non sapere chi sono questi. Incredibile, quella era una squadra d'elite. Mi chiedo dove fossero diretti. In teoria dovrebbero essere soldati loro. Da quello che ho capito. Pronto? Ah, molto bene. Finalmente risposto, Kanon. Professor Killard. Oh, ecco io. Mi scusi, non ho sentito la sveglia. Beh, vieni subito qui. Si tratta di un'emergenza, ecco, vedi? Poi bisbiglia. Perché dovrebbe bisbigliare se sono al telefono? Non ha senso. Oh no, sul serio? D'accordo, arrivo subito. Certo, per non farci sapere. Vabbè, bisnonno. Allora, anche nella tua epoca sta succedendo qualcosa di strano. Beh, veramente no. Se gli ogre non interferiscono, no. Nel nostro tempo. Oddio, qualcosa di strano. Veramente noi stiamo solo facendo... Ci stiamo qualificando per un campionato mondiale. Nulla di che. Queste sono cose che già abbiamo visto. Comunque sia, la sigla non l'ho caricata perché l'avevo già caricata a parte qualche tempo fa. Molti di voi mi hanno chiesto: ma perché non hai portato Ogre invece di Lampo Folgorante? Ho portato Lampo Folgorante perché sono un nostalgico. Purtroppo, sono troppo nostalgico. E essendo Lampo Folgorante il primo gioco che ho giocato di Inazuma Eleven 3, la versione, anche se ho cominciato col primo, giusto per farvi capire, no? E io non sapevo assolutamente nulla, non sapevo neanche leggere una singola lettera di giapponese, e quindi cercavo di capire mano a mano che andavo avanti qualcosina, magari i nomi. E quando ho capito che Paolo Bianchi, Fideo Aldena,
Non Era appunto commentarmi. italiano, ho detto cavolo, ho fatto bene allora a prendere Lampo Folgorante, che si chiamava Spark. E alla fine, insomma, Adesso quando è che il uscito mondo sta Lampo Folgorante in fermando, italiano, non lo so comprai, che anche ma lui anzi, a dir la verità, l'ho può comprato poco aiutarmi. tempo fa per la serie sul canale, Mark, dato che stavo grazie. giocando tutti quanti gli Inazuma. E quella è stata la prima volta che ho giocato Lampo Folgorante in italiano. Ed ecco che possiamo iniziare a giocare. Quindi, la prima cosa da fare è andare al centro. Ovviamente, rusherò attraverso il gioco in una maniera impressionante, non leggerò dialoghi, perché in teoria so già qualcosina dove si possono trovare alcuni dialoghi inerenti a Canon, alla Ogre e a tutte quante le cose inedite. Quindi non vi preoccupate, perché tanto registro tutto. Anno 2000XX, in un centro di allenamento militare. Ascoltami bene, Lancer. Ti affido il comando di questa unità, tutto chiaro? Lancer. Ecco il vostro obiettivo. Obiettivo. Avanti, ragazzi! Giochiamo a calcio! Mark Evans. Mark Evans è il principale responsabile del male che ha afflitto il nostro paese per anni. I nostri giovani sono stati colpiti da una pericolosa malattia. Una malattia conosciuta col nome di calcio. Le menti innocenti delle giovani generazioni, da cui dipende la gloria del nostro paese, sono corrotte da questo sterile passatempo. Addirittura. Se questa malattia continuerà a diffondersi, i giovani cresceranno senza sapere cos'è la vera guerra. La vera guerra. Preparativi ultimati, ammiraglio Him. Bene, molto bene. Hillman. Ogre, i vostri ordini sono chiari. Tornate indietro nel tempo e cambiate il corso degli eventi una volta per tutte. Possa la missione spaccatuono liberare il mondo dal gioco del calcio. Wow. Ce l'hanno proprio con noi questi, eh? Ad ogni modo, quell'Hillman non ha nessun tipo di parentela con l'Hillman dei nostri giorni. Tanto per chiarire un punto. Anno 2000XX. Due spiriti intrepidi pronti a combattere contro una minaccia che incombe sulla loro epoca e su quella di Mark. E così la missione spaccatuona è finalmente cominciata. Temo proprio di sì. La malvagia cospirazione per cancellare il calcio dalla storia ha avuto inizio. Non riesco a credere che cambierebbero l'intero corso degli eventi pur di liberarsi del calcio. È una cosa orribile! Non hanno ancora causato distorsioni nel continuum spazio-temporale, ma sono già all'opera. È solo una questione di tempo. Dobbiamo continuare a investigare sull'Ogre. Non sappiamo ancora molto sui loro punti di forza e sulle loro debolezze. Bene, allora partirò subito per una missione di ricognizione. Sarà di ritorno in men che non si dica, professor Killard. No, aspetta, è troppo pericoloso. Ancora non sappiamo di cosa siano capaci Hillman e le sue truppe. Dobbiamo agire con prudenza. Ma non posso restare qui con le mani in mano. Il mio bisnonno è in pericolo. E se lui si trova in pericolo, allora lo sono anch'io. Grazie. Se suo nipote, ovviamente. Anche se non credo che possa avere qualche effetto sulla linea, non penso che il calcio arrivi fino a questo punto. D'accordo, ma se succede qualcosa ti prego di avvisarmi immediatamente. Sì, professore, grazie, professore. Farò del mio meglio per proteggere il presente. Arrivo, bisnonno. È ora di tornare indietro nel tempo di 80 anni. Torniamo dritti nella vostra epoca. Salto temporale!
Bene, direi allora che con questo si conclude il primo episodio di Ogre all'attacco. Non so quanti episodi riuscirò ad estrapolare da questa serie, comunque sia, penso che 3 o 4 buoni ce li facciamo venire. Ad ogni modo, Cuggi, per questo video è tutto e come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!